La frase che ti fa restare in relazioni tossiche. Allora, intanto diciamo che come faccio a sapere se ho una relazione tossica? Come faccio a lasciare una relazione tossica se sono innamorata, se sono innamorato? Questo bisogna tenerlo presente, no? Perché molte carampane, molte malgascioni. Io lo amo, e praticamente restano invischiate, restano impelagate, diciamo così, in relazioni tossiche e non riescono a venirne fuori, non c'è verso, non riescono a venirne fuori. Allora, come fare a, diciamo, uscire fuori? Intanto, come fai a capire che è una relazione tossica? Beh, intanto una relazione può essere considerata tossica nel momento in cui tu stai in uno stato di sofferenza. Resti in uno stato di sofferenza. Questo tipo di relazione, diciamo, fa sì che una persona, in questo caso, se tu sei in una relazione tossica, è l'altra persona, è dominante nei tuoi confronti. Non c'è più una relazione, diciamo, ambivalente, ma c'è una relazione manipolativa, ma neanche, cioè, manipolativa nel senso che sei una cogliona, diciamo così, che io lo amo, e si fa dominare. È ovvio che, e questo genera ovviamente sofferenza, la parte logica soffre, ma la parte emotiva resta agganciata per mille motivi, soprattutto emozionali. Ma ci sono anche dei ragionamenti, ci sono anche delle frasi che, diciamo, ti tengono legata a questa situazione, e soprattutto se subisci una situazione del genere. Sono molte paure che ti tengono legate. D'altra parte, ci sono molte persone che desiderano a tutti i costi salvare la coppia, e vorrà a tutti i costi, e quindi nella speranza di poter salvare la relazione, nella speranza di poter salvare il tutto, se lo prenderà in quel posto, fondamentalmente. Alla fine, poi, il concetto di fondo è questo. Queste le azioni, diciamo, che si fanno invece dovrebbero essere volte a capire che hai a che fare la relazione tossica e uscirne fuori, perché è inutile che tanto tu speri che l'altra persona possa cambiare. Non cambieranno, cioè non cambierai meglio. Magari con un'altra persona che si comporterà in modo completamente diverso da te potrebbe avere dei comportamenti diversi, quindi tu mi dici, ma se io cambio il comportamento? Però ormai le cose sono abbastanza consolidate, insomma l'unica cosa da fare è uscirne fuori, rendersi conto e uscirne fuori. Invece tu ci resti dentro perché per prima cosa ci sono delle frasi che dici, dici a te stessa che ti tengono collegata a questa persona, che ti tengono legata a questa situazione, e arriverai al punto che accetterai questa relazione tossica, accetterai l'altra persona nonostante la sofferenza e anche a costo di mortificare la tua personalità, anche al costo di lasciare che venga oltraggiata la tua dignità. E il partner di fatto è sempre stato tossico. E tu non te ne sei mai accorto, te ne sei accorta, ma per paura non sei uscita e hai autoalimentato questa situazione. E questo è fondamentale. Per uscire da una relazione tossica è intanto necessario dirti le frasi giuste, perché tu ti sei sicuramente detta le frasi sbagliate. È una frase che dicevo che ti tiene vincolata alla relazione tossica. Ma all'inizio non era così, all'inizio non era così. Malgaciona! Certo che all'inizio non era così, perché all'inizio magari ti faceva love bombing, magari era una situazione completamente diversa. Tu non puoi vivere nel passato. Non deve fotterti niente di com'era all'inizio. All'inizio era l'inizio, adesso è adesso. E tu devi guardare il presente, perché molte malgascione restano vincolate nella speranza di ritrovare quell'età dell'oro, no? Anche l'essere umano, no? Il ritorno degli Elohim, il ritorno degli dèi, arriviamo alla divinità, alla cosa dell'oro, intanto ci tirano le bombe sulla testa, per dire, no? Cioè, è inutile che stai a sperare nell'età dell'oro
È inutile che stai a sperare nel fatto che una situazione possa trasformarsi, possa cambiare, e tu non puoi vivere nel passato. Può darsi che in passato si sia comportato diversamente, sicuramente, ma magari l'ha fatto per strategia, magari era semplicemente un love bombing. Diciamo che intanto il passato, è l'unico passato che conta. L'unico passato che serve è il passato di Verdura. Diciamo, tutti gli altri passati non servono a niente, se non a darci degli insegnamenti, cioè evitare di fare gli errori commessi nel passato. Quindi, se in passato era diverso, amen, a te adesso è così, te lo togli dai coglioni. E smetti di dire questa frase: ma in passato mi amava, ma all'inizio della relazione, quanto mi amava. Ecco, perché questo è un qualcosa di assolutamente negativo. Se tu vivi una relazione tossica, quando è che è una relazione tossica? Beh, quando uno è dominante, quando tu vivi nella sofferenza, come dicevamo prima, è necessario che tu la chiuda necessariamente, indistintamente, inoppugnabilmente. Il distanziamento, il no contact è assolutamente necessario. È ovvio che per uscire da una relazione tossica devi ritrovare la fiducia in te stessa e quindi devi iniziare a fare delle cose che magari prima non facevi. Quindi prenditi cura di te, essere centrata su te stessa. Devi diventare la tua priorità. Non ci devono essere altre persone prioritarie prima di te. Prima dai la priorità a te stessa, questa è l'unica situazione, l'unico modo se vuoi uscire da una relazione tossica a testa alta, se vuoi venire fuori da una relazione che ti potrebbe rovinare la vita, ti potrebbe distruggere, ti potrebbe fare soltanto danni. Quindi queste sono le cose che devi imparare a fare da subito per venire fuori da una relazione tossica, per toglierti dai piedi situazioni che non ti porteranno alcun beneficio. E quindi concentrati su te stessa, smetti di dire la frase all'inizio era diverso, all'inizio mi amavo, una volta mi trovava bene. No, inizia a ripetere la frase, è uno stronzo pezzo di merda, devo mandarlo a stendere. È uno stronzo pezzo di merda, devo mandarlo a stendere. È uno stronzo pezzo di merda, lo mando a stendere. E queste sono le frasi che ti devi ripetere se vuoi uscire fuori da una relazione tossica, se vuoi ritrovare la fiducia in te stessa, e poi lasciati corteggiare da altri uomini. Questo è un modo per anche infierirlo, un modo per colpirlo. Tu lasciati anche corteggiare da altri uomini, lascia che altri uomini ti diano, come dire, il loro assenso e consenso. Questo ti sarà di grande aiuto perché potrai togliere dai piedi finalmente una situazione sbagliata. Tieni presente che quando ti togli dai piedi una situazione sbagliata, emergono le situazioni giuste. Questo è veramente un dato di fatto. Continua a seguirmi sul canale YouTube Massimo Taramasco, crescita personale, felicità, benessere, autostima e anche sul nuovissimo canale Liberty del narcisistico Massimo Taramasco.